Mi soffermo solo sulla fine di questo discorso, quando lui dice: "Il tuo affanno mi pesa, sì, da lacrimarmi in vita". Questa è la forza della letteratura. Imparare a immedesimarsi nella sofferenza dell'altra persona ci rende persone forse più degne. Edo, una delle cose che a me colpisce, stupisce e forse inquieta anche un pochino della Divina Commedia nella sua materialità è che noi non abbiamo la Divina Commedia originale, non abbiamo il manoscritto di Dante, non abbiamo nemmeno un autografo di Dante. E dato che la prima edizione della Divina Commedia del 1472 a Foligno noi la troviamo 150 anni dopo la morte di Dante nel 1321, ci si chiede che cosa è successo dal 1300 fino alla prima edizione a stampa. È chiaro che la trasmissione del poema avviene tramite i manoscritti, quindi i vari copisti che hanno tramandato il poema fino a noi. Ma riferendosi proprio al libro nella sua materialità, quindi come se lo immaginava Dante? Cosa pensava Dante quando fisicamente metteva su carta o pergamena il testo? È molto interessante questo anche perché, ricollegandomi a quello che hai detto all'inizio, di Dante noi non possediamo, un autografo, e l'autografo sappiamo essere fondamentale per comprendere la volontà prima dell'autore. Ed è assurdo pensare che non sia arrivato fino a noi, perché noi sappiamo che la commedia da subito ebbe una grandissima fortuna. I notai bolognesi, già dai primi anni, iniziarono a rimandare con pensieri al testo della commedia. È affascinante, immaginare che cosa Dante pensasse del suo testo nella sua materialità. Un indizio di questo lo abbiamo dal Paradiso, nel canto decimo, quando Dante parla del suo libro immaginandolo un libro da studio e dice al lettore immaginandoselo sul banco, parla del lettore immaginandoselo sul banco. Questa è un'immagine che sarà poi ripresa anche da Boccaccio, ma è bello capire che cosa Dante volesse. Questo denota anche forse un'ambizione, il desiderio di un libro che non fosse tanto un libro da lettura, ma un libro di studio, e questo con il riferimento del Paradiso ci viene esplicitato. Qui ce n'è un esempio, è anche il fatto che lui potesse immaginare il libro con degli ampi margini, di modo da poter annotare, da poter scrivere delle personali riflessioni, si concilia bene con l'idea del libro da studio. Sappiamo anche che la tradizione della commedia spesso, è nell'immaginario di tutti noi, ci arriva illustrata. Non possiamo sapere effettivamente se Dante volesse la sua commedia illustrata. È facile pensare che sia, come dice Contini, un libro illustrabile, che si presta effettivamente alla possibilità di rappresentare visivamente certe scene, perché Dante riesce a spennellarle magicamente con le parole, ma nella mente del lettore ha da subito avuto un'idea grafica e visuale. E io mi ricollego a quello che dicevi del libro da banco. Secondo me c'è anche un altro intento di Dante fondamentale, che tra l'altro ritroviamo nell'epistola a Cangrande, che è il personaggio a cui Dante dedica il paradiso. E nell'epistola lui, oltre a spiegargli il motivo per cui l'ha chiamata commedia,
chiaramente sia perché è stata scritta in lingua volgare, ma poi perché è stata scritta con uno stile comico, comico inteso come umile. Umile perché è rivolto a tutti e per tutti. La Divina Commedia è un testo che Dante adopera sia per raccontare di personaggi, sia per rivolgersi a persone di ogni genere, ed è il motivo per cui la lingua volgare, a differenza della tragedia, che invece aveva uno stile aulico per rivolgersi a personaggi di alto lignaggio, la Divina Commedia diventa accessibile. Questo accesso per Dante è fondamentale per l'etica della commedia e per l'intento della commedia. E poi impressionante, se pensiamo alla trasmissione del testo, vedere come si sia tramandato per centinaia di anni solo in forma manoscritta. E qui abbiamo il grande dilemma: noi che cosa leggiamo della Divina Commedia? Perché i primi copisti sono stati coevi di Dante, cioè Dante ha manoscritto il testo e immediatamente il testo è stato subito copiato nel senso trascritto da altri copisti. In maniera immediatamente forse, diciamo, pericolosa per quanto riguarda la genuinità del testo. La cosiddetta contaminatio che fanno i copisti diventa un elemento fondamentale. E a me fa sempre piacere ricordare il mitico Forese Donati, che è stato un copista dilettante della commedia, che al fondo del suo manoscritto alza le mani e dice in una postilla: abbiate pazienza, io ho trascritto quello che ho potuto vedere, delle fonti che ho potuto ricevere, ma lo so che potrebbero contenere degli errori, perché nessun copista trascrive perfettamente un testo. E Forese Donati lo dice, io ho fatto quel che ho potuto, abbiate pazienza, le fonti sono molte, io ho fatto quello che ho potuto. Nel 1330 questo, quindi 9 anni dopo la morte. Il problema è che il manoscritto di Donati è il manoscritto più antico che noi abbiamo della Divina Commedia, quindi noi abbiamo la prima fonte conosciuta già con delle problematiche di trascrizione, non problematiche, in verità non le chiamerei problematiche, ma con una domanda. Dante ha scritto quello, effettivamente, Dante voleva trasmettere quello, poi anche Boccaccio lo trascrive, insomma, in tanti. Boccaccio è molto interessante in questo, perché l'attività di Boccaccio copista è davvero affascinante per l'impegno che Boccaccio mette in virtù dell'amore nei confronti di Dante. Per il discorso che facevi è interessante citare anche il figlio, il povero figlio di Dante, che nelle sue note anche dice: questo è quello che io vedo, però mi perdonerete se qualcosa non sarà. È difficile, è molto difficile, ed è il lavoro di tantissimi filologi del passato, del presente e sicuramente del futuro. Ritornando però all'attività di Boccaccio, c'è un qualcosa che è molto interessante. Il fatto che Boccaccio copierà di sua mano la Divina Commedia 3 volte in 3 manoscritti. Ma non è tanto su quelli che mi voglio concentrare quanto su un manoscritto che non è stato scritto di pugno di Boccaccio. Boccaccio ha naturalmente controllato, noi lo definiamo ideografo, e esiste questo manoscritto, e questo manoscritto ci dà la possibilità di scoprire una grande bugia. Questo manoscritto della Divina Commedia Boccaccio decide di regalarlo a un suo caro amico, nonché maestro, Petrarca. Noi sappiamo che Petrarca, per tutta la sua attività poetica, per tutta la sua vita, tenterà di far credere a noi di non aver mai letto Dante. Dice: io Dante non l'ho mai letto. E poi si corregge, dice: ma non è che non l'ho mai letto perché non mi piace, tanto li cappello a Dante, non l'ho mai letto, per non farmi influenzare dal suo stile. E invece questa è totalmente una bugia, ma già lo si capiva che una bugia fosse, visto la produzione effettiva di Petrarca, ma la, come dire, la,
l'incastro, lo abbiamo incastrato grazie a quel manoscritto che Boccaccio regala a Petrarca. Perché a un certo punto, nel canto di Ulisse, noi troviamo, ai versi 121-123, un piccolo segno a matita. Questo la mia professoressa di letteratura a Bologna, ancora dopo tanti anni, si emoziona a raccontarlo perché è affascinante. Questa piccola graffa, noi la chiamiamo graffa fiorellino, è una lineetta con tre pallini sopra ed è un segno distintivo di Petrarca, che lui segna quando c'è qualcosa di importante da ricordare, e lì lo segnerà dopo i famosissimi versi: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Sotto, Si nella tradisce. terzina esattamente sotto, segna con questa graffa a fiorellino quello che bisogna ricordare, e quindi Petrarca di un Petrarca se l'è letta assolutamente. È abbastanza, in realtà lui spesso è bugiardo, sta a noi in cuor nostro decidere cosa farne di Petrarca, se perdonarlo o non perdonarlo. Cerchiamo di perdonarlo, perché se si pensa a tutta la fatica di quei poveri filologi, di quei poveri biografi per comprendere quando Petrarca dicesse la verità o quando mentisse. Se io ci pensassi, farei la linguaccia al canzoniere prima di mettermi a leggerlo, e quindi cerchiamo di perdonare. Certo, e così come Boccaccio sono stati tantissimi i copisti, tantissimi. Noi abbiamo ricevuto ad oggi circa 800 manoscritti della Divina Commedia, ma si pensa che il corpus originale fosse di 2000. Quindi è vero quello che dicevi, che ha avuto un enorme successo da subito, tutti la volevano leggere, tutti la volevano possedere, era estremamente caro però il procedimento del copista. Quindi non tutti se lo potevano permettere. Però la divulgazione è stata immediata. Dante è stato immediatamente riconosciuto come un uomo della svolta per la civiltà di quel tempo, per la società di quel tempo. E io credo che nonostante le difficoltà nell'individuare le fonti più accurate, la valenza, il peso della commedia siano ancora oggi così evidenti, così come lo sono stati da subito con Dante. E quando io mi domando, ma perché continuiamo a leggere la Divina Commedia? Perché non può essere solamente uno studio del passato, non può essere solamente un ritorno alla letteratura che è stata così potente nel 4 e 500. Io credo che ci sia una motivazione molto profonda e credo che Dante l'abbia anche detto esplicitamente di nuovo nell'Epistola a Cangrande, dove lui dice: io con la commedia voglio salvare la società dal suo stato di miseria e condurla a uno stato di felicità, condurla operativamente, non in linea solo teorica. E questo secondo me è attualissimo. Oggi leggere la Divina Commedia per me è quello, per me individuo è quello. E anche qua la questione dell'individualità della Divina Commedia secondo me è fondamentale. Cioè, è vero che Dante usa la storia classica e quella cristiana, questo sincretismo che nel Medioevo tra l'altro era molto comune, ma che lui fa in maniera sublime, mentre altri in maniera molto più rozza, lui riesce a dare una continuità tra il mondo antico e il mondo cristiano, la morale romana, e adesso so già che nei commenti scriveranno i romani, morale romana non esiste, le virtù civili, come le hanno applicate i romani, nessun altro l'ha fatto nella storia dell'uomo, unito poi all'etica cristiana. Anche etica greca, etica nicomachea, aristotelica, senz'altro c'è questo incontro tra queste due realtà. Che cosa vuol dire leggere Dante oggi? Io non parlerei tanto di Divina Commedia, divina, sempre appellativo dato dal nostro caro Boccaccio. Io parlerei di Dante in generale. Parlando tu prima dell'utilizzo del volgare,
nulla è lasciato al caso in quello che Dante scrive. E il fascino effettivo è il fatto che ognuno, leggendo opera di Dante, riconosce un aspetto particolare di se stesso. Questo è fondamentale. Prima parlando del volgare, subito mi viene in mente che cosa Dante pensa della lingua volgare e lo scrive nel De Vulgari Eloquentia e ci dice: il volgare dovete sapere che è il parlar materno, è la lingua vera, il volgare, è quella che noi impariamo dalla balia, ci dice Dante, mentre il latino è una lingua artefatta, è una grammatica, non è naturale, non è spontanea. Questo ci dice tantissimo dal punto di vista linguistico senz'altro, ma ci dice tantissimo anche dell'attenzione che Dante ha, sia nei confronti di quello che scrive, ma nei confronti di come lo scrive, della lingua che utilizza, dello stile che utilizza. Anche sullo stile si sofferma tantissimo. Pensare che nel convivio lui cercherà di dire: no, quello che io scrivevo nella vita nuova era quello che scrivevo un giovanotto innamorato. Non date... E quindi un'estrema attenzione allo stile, al modo in cui le cose si dicano. Anche nel convivio esce fuori questa sua idea, un'idea anche sociale, un'operazione sociale. Lui dice: quello che io voglio fare è prendere le briciole dal banchetto dei sapienti, perché io ho la fortuna di frequentare le accademie, non sono un accademico, prendo le briciole del banchetto dei sapienti e ve le do. Di modo che poi ognuno, seguendo anche qui il precetto aristotelico secondo cui non esiste nessun uomo che non abbia il desiderio di conoscere, io vi offro lo spunto per poterlo fare. Anche a voi che il latino non lo conoscete, anche a voi che nelle accademie non entrate, anche a voi voglio dare la briciola del banchetto dei sapienti da cui iniziare a costruire quello che è per natura umana il più grande desiderio, ovvero conoscere. Questo parlando dell'opera di Dante in generale, leggere la commedia e succede che tu cammini per la strada e ti ritorna in mente qualcosa, anche oggi nel 2024. Stamattina sono venuto qui per la prima volta a Torino, questa mattina sono andato a fare colazione al bar e dopo aver fatto colazione si avvicina a me questo signore in condizioni di indigenza, di bisogno, mi ha chiesto qualche moneta, io ho dato quello che avevo e mi ha fatto molto pensare il fatto che lui mi abbia detto: sei la prima persona che mi ha guardato da stamattina alle 4 che giro. E io, non sapendo come rispondere, ho risposto in bocca al lupo. E la sua risposta è stata: la società, il lupo se l'è mangiato. E tu dici: Dante, dove ce lo metti in questo? Io Dante ce lo metto con Ciacco. Mi viene in mente, l'ho preparato apposta, mi ha cambiato il corso totale di come doveva andare questa conversazione. Vedi però una parola presa al bar. E a un certo punto, e questo è interessantissimo, Dante nel canto sesto incontra Ciacco ed egli a me. Tralascerò il discorso politico, eh. La tua città, che è piena di invidia, sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola. Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io, anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa. E più non fe parola. Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì ch'a lagrimarmi in vita, eccetera, eccetera, eccetera. Mi soffermo solo sulla fine di questo discorso, quando lui dice: il tuo affanno mi pesa sì ch'a lagrimarmi in vita. Questa è la forza della letteratura. Imparare a immedesimarsi nella sofferenza dell'altra persona ci rende persone forse più degne di definirsi sociali e in società. Questa cosa dell'affanno dell'altro che pesa a me quasi da far piangere me, Dante l'aveva già detta nella Vita Nova. Dante innamoratissimo
di Beatrice, lo sappiamo, in questa sua condizione di amore tormentato per il rifiuto, dopo il sogno, visione di Beatrice, lui si vede proprio che sta male in viso e i suoi amici glielo dicono nella vita nuova. Gli amici di Dante gli dicono che la sua condizione fa star male loro. E questo, secondo me, è bellissimo, affascinante ed è un esempio di come la commedia entri nelle vite di tutti noi. Basta semplicemente avere l'occhio per vederlo. Certo. Certo, anche perché l'intento di Dante alla fine è condurre alla verità e alla salvezza, grazie alla ragione, chiaramente. E infatti io ricordo anche, citavi i notai bolognesi, Francesco da Barberino nel 13, in una postilla, cita Dante, noi è una delle primissime testimonianze che abbiamo riferite a Dante, o perlomeno una parte della commedia dell'Inferno. E Francesco da Barberino dice: esiste questo Dante che parla, oltre che di altre cose, di cose infernali, e Virgilio è la sua guida. Quindi già all'epoca si sapeva di questo personaggio, di questo Dante che, affidatosi alla ragione, percorreva un sentiero verso la verità. Ed è qua che secondo me esiste l'attualità della Divina Commedia, ad oggi, per ogni individuo, che prima, partendo da se stesso, cerca di uscire dalla selva per poi migliorare tutto ciò che gli sta attorno. Quindi la società di cui noi oggi giustamente troviamo difetti ovunque, migliora, ma se migliora l'individuo, se parte dall'individuo. Dante è partito da se stesso, non è partito da un altro raccontando di un altro, di un qualsiasi perduto, parte da sé. E io credo che questa sia l'umanità della commedia, l'umanità di Dante che traspare e che diventa nostra, che diventa di chiunque in qualsiasi tempo. Hai detto la ragione, e questo sì, è molto bello pensare che questa ragione è stato, forse si è pensato potesse essere, non abbiamo certezze, ma potesse essere uno degli elementi che hanno incrinato i rapporti tra Dante e Cavalcanti, perché questa ragione lui la vuole applicare anche nell'amore. E questo, ritornerò alla Vita Nova, mi perdonerete, ma oramai il mio debole per la Vita Nova si è capito. E lo dice: ok, amore sì, però l'amore con l'infedele consiglio della ragione, perché se no non se ne scappa. Ho parlato in un'altra occasione della metafora del cerchio, dell'amore che deve essere il centro di se stesso, ma anche il discorso della ragione è molto interessante, perché Cavalcanti e tutta, diciamo, la generazione precedente a Dante pensava, il Cavalcanti in particolare, che forse l'amore con la ragione non è poi così tanto amore. C'era l'eccezione di Jacopone da Todi, che parlava di un amore smisurato, un amore senza misura, però era un amore per Dio, quindi lì lo possiamo forse anche accettare. Jacopone da Todi ha fatto il furbo, perché se parli di Dio puoi dire tutto nel discorso amoroso. E Dante, Cavalcanti invece dice: no, l'amore non può avere con sé la ragione, se no non è effettivamente amore. E Dante fa una discreta presa in giro, dicendo all'inizio, no, presa in giro forse sbagliato, però all'inizio lui dice: io lo dedico a te questo mio libro, o mio caro Guido Cavalcanti, e poi alla fine l'idea non è la stessa, parla di tutt'altro, dice: al contrario di Guido, io credo che l'amore debba avere sempre con sé il fedele consiglio della ragione, che è la ragione quella che ci dà la possibilità di barcamenarci correttamente tra le sensazioni, tra le emozioni della vita. E quindi la ragione sì, assolutamente. Certo, un mancorrente. Dante mai avrebbe pensato di fare con noi quello che Virgilio ha fatto con lui. A un certo punto Dante parla di Virgilio che tiene la lanterna dietro di sé per far strada a Dante, e Dante forse lo sta facendo con noi. Sì. Ed è bello di Dante anche l'umiltà,
con cui lui parte. Aspetta. Adesso, Aspetta. perdonami, non mi fa parlare di umiltà. Dante, che quando è il canto di Ulisse, ha fatto attenzione a non. Però io ho in mente il secondo canto, Inferno, dove lui dice: io non Enea, io non Paolo sono. Perché? Perché lui dice: io comincio questo viaggio come Enea nella discesa agli inferi e San Paolo invece all'ascesa al paradiso. Lui dice: io non so, non me la sento, non so se sono adeguato, non so se sono adatto a questa impresa che sto facendo. Virgilio interviene in suo aiuto. Ma lo sapeva benissimo, Certo Dante. Certo che che lo lo sapeva, sapeva, però però nel è bello che senso ci sono. dica: rimanete umili. Sì, dall'alto rimanete umili, lui di fianco a Io Dio, invece invece quel nel pezzo paradiso lì non ci... rimanete. io quel pezzo lì l'ho, quel breve tratto l'ho molto Questo con apprezzato. l'amore che io ho per Dante, questa è una cosa che non riesco in nessun modo, anche abile come sono con le parole, non riesco a trovare il giusto modo per farlo sembrare umile, perché umile non è. Lì è umile, Ma è Edo. uno che nel 300 ne esce fuori dicendo: io adesso scrivo un libro dove io visito tutti i mondi ultraterreni, arrivo a Dio. Io arrivo a Dio, lo guardo in faccia e poi dico a voi uomini come dovete comportarvi. No, umile non è di certo. Bisogna forse vedere, vabbè, sicuramente la bellezza è tutto quello di cui parliamo e di cui io parlo anche nel mio privato. Ma è interessante questo discorso dell'umiltà perché nel canto di Ulisse. Quando fa molta attenzione, perché noi Ulisse nel nostro immaginario forse l'abbiamo sempre condannato come un come si può dire, un vanaglorioso, no, nemmeno è sbagliato. Ingenuo forse Uno che non mi viene il termine adatto in questo momento, come si dice una persona che superbo, come dire. Noi, forse nel nostro immaginario Ulisse tendiamo a condannarlo per la sua superbia, per il fatto che lui voleva andare a visitare il mondo mai esplorato, voleva attraversare, andare verso la parte in cui nessuno era mai andato. E Dante fa di tutto per presentarcelo così. Poi nella realtà dei fatti non lo condanna per questo. Ulisse è condannato tra i consiglieri fraudolenti per l'inganno del cavallo, non per il fatto di aver preso e aver fatto l'orazione picciola ai suoi compagni. E quindi lui nella sua mente ce l'ha questo di dire: facciamo attenzione un pochino a questo discorso dell'umiltà. Giusto, giusto. In riferimento al canto di Ulisse, ti va di leggerne una parte Ti onore. sull'edizione del 1578. È proprio una bella edizione. Adesso qui bisogna trovarlo. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Le miei compagni feci io sì acuti, con quell'orazione picciola al cammino, che appena poscia le avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor dal marin suolo, 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,
che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù. Come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Grazie, grazie. Edo, io concluderei con una suggestione per noi e per chi ci sta guardando adesso. Abbiamo detto che non esiste il manoscritto di Dante, non esiste l'opera autografa di Dante. Ma è vero, secondo te? Secondo me io spero, e la speranza è sempre l'ultima a morire, e spero vivamente che prima o poi si trovi, ma credo che in qualche modo, l'autografo non lo so, però una copia immediatamente successiva sì. Per me c'è qualcosa che non abbiamo trovato e che spero vivamente troveremo. Controllate a casa se avete un autografo della Commedia, se è scritto a mano, portatecelo. Ditecelo che vogliamo vedere e controllare. Esatto, lui vi fa la valutazione. Esatto. Vi chiederà di 10-15 euro. Però anche io sono convinto che da qualche parte, in qualche archivio, in qualche biblioteca, da qualche parte ci sia qualcosa. E nel frattempo noi continuiamo a leggere Dante e ad adoperarlo per noi, per la nostra vita e per la nostra società. Io ti ringrazio, vi ringrazio per aver seguito questo incontro meraviglioso. Io non vi chiedo neanche se vi è piaciuto il video, perché penso che non possa non piacere, però vi chiedo di commentare, di scrivere che cosa vi ha colpito di più e di fare domande, di interessarvi a questo argomento. Mettete il like, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi video e nulla. Edo, alla prossima, perché ce ne sarà una prossima. Alla prossima e curate un Variatis. Immaginavo, cioè, ma vedete, ma è un monello, è un pupo. Che devo dire? Tanto casso, il volume e la...